Venerdì 30 aprile torniamo in diretta per l'ultima puntata di questa stagione di Sport Time. Buonasera da Gabriele Ferruccio, sempre in diretta. Dunque, ogni venerdì sera, ciao Beppe, come stai? Ciao Buon Beppe, Gabriele, grazie. buonasera a tutti. Abbastanza bene, abbastanza bene. Puntata, avremo ospiti. A 2 gradi, stasera tra l'altro c'è gara 2 fra Schio e Ragusa. Ad una delle ospiti chiederemo anche di questo. Direi di presentarlo insieme se tu sei d'accordo, così insomma ci facciamo una bella chiacchierata di una mezz'oretta, Beppe. Assolutamente sì, sono d'accordissimo. Perfetto, perfetto. Buonasera, Chiara Borzia e Lorenzo Anfuso, ciao ragazzi. Ciao a tutti, ciao ragazzi. Come Ciao. state? Abbastanza bene. Nonostante tutto, abbastanza bene, sì. Stanno per partire i campionati. Domenica parte la promozione, per cui fuori c'è l'estate e partono i campionati. Mi sentite? Ho avuto un attimo di panico Sì, qui. io ti vedo un po' a scatti, non so se sono io oppure. Anche io ti vedo un Credo po' a che sia un scatti. problema tuo, Quello è è il di conduttore riuscire che non va. È il a farla. Speriamo conduttore di che non va. riuscire a farla quest'ultima puntata. Beppe, io direi, se sei d'accordo però, di partire già dalla nostra ospite. Diamo ovviamente la precedenza alle signore chiedendo a Chiara. Chiaretta, cos'è successo mercoledì? Ce l'avevamo quasi fatta. Sai, era una partita che non era facile, non era facile, si sapeva da prima, ma chiaramente il filotto che aveva fatto Patti faceva sperare benissimo. Ed effettivamente fino a 60 secondi, 40 secondi dalla fine, si poteva pensare anche con il recupero che Brescia aveva fatto di portare 2 punti a casa, però sai, ce lo siamo detti anche prima, quando smetti di segnare, qualche fischio non arriva. Ci sono anche le partite giocate prima, perché la partita che Patti ha giocato e vinto in casa al Palaserrano appena 28, no, 28, 42 ore prima, 2 giorni prima, 3 giorni prima, contro Nico Basket, non è che proprio era una passeggiata, quindi ci poteva stare questo stop, Coach Buzzanca lo ha detto, ci può stare Brescia, ripartiamo, anche perché la partita contro Selarjus è fondamentale. Cosa è successo? Non so dirtelo, se non appunto che Patti ha smesso di segnare alla fine. Brescia invece, anche stentando, ha trovato continuità. Chiara, l'hai appena detto tu, la prossima partita contro Selarjus sarà comunque una partita importante. Diciamo che a Vediamo Patti la classifica. sono rimaste solamente 2 partite per questa regular season da giocare. E proprio con Selarjus, che partita ti aspetti? Allora, io sono sicura che loro arriveranno a Patti con il coltello tra i denti, perché in casa hanno perso di oltre 30 punti, se non erro, con 31 punti di Virginia Galbiati. Quindi loro arriveranno a Patti chiaramente per vincerla. Patti invece deve togliersi un po' la scimmia dalla spalla, come si suol dire, per Brescia, e poi indispensabilmente vincerla, perché ancora c'è il recupero con Cagliari che non è stato definito, quindi è fondamentale portare a casa più punti possibili. Sì, tra l'altro la vedevamo prima, una classifica che insomma comunque al primo anno della storia in A2 fa sognare tutte le tifose e i tifosi dell'Alma Patti, anche perché una vittoria o comunque le due vittorie nelle prossime 2 gare potrebbero davvero dire tantissimo. Ovviamente facciamo tutti gli scongiuri del caso. Io direi, Peppe, se sei d'accordo, facciamo la stesso tipo di domanda, ovviamente in senso un po' più generico a Lorenzo Anfuso. Diciamo che, mettiamolo così, la giro a tutte e due questo tipo di domanda, ci trasferiamo un po' ai playoff. Teoricamente dal 1º giugno ci potrebbero essere, speriamo, delle persone al palazzetto, delle persone che non sono dirigenti o comunque addette ai lavori. Secondo voi, è consigliabile magari aspettare i primi di giugno per iniziare i playoff?
È difficile dire di qualunque categoria, ma è consigliabile magari per le categorie inferiori aspettare questa data per riportare un po' di gente al palazzetto? Ma Gabro, sinceramente io non credo faccia molta differenza, perché noi tra l'altro veniamo da ieri, c'è stata fondamentalmente la prima positività in C maschile. Ora, in un momento in cui ci sono ancora positività nei gruppi squadra, giocare col pubblico senza pubblico, secondo me, è vero che per le società può essere sicuramente un'ottima cosa, perché quantomeno fai un attimo di cassa, e credo anche per le squadre, perché comunque giocatrici, giocatori sono ben felici di tornare a giocare col pubblico. Però ecco, credo siamo arrivati a un punto in cui è davvero inutile pensare cosa sia meglio opportuno fare, perché continuano ad esserci dei casi nelle gruppi squadra, per cui o pubblico senza pubblico. Sì, anche se notavo, e ripeto, questa più che una domanda è una considerazione, poi fatemi sapere voi cosa ne pensate. Quello che noto anche con poca gente, quindi anche con i semplici dirigenti, è il fatto che i giocatori, anche quando adesso giocano fuori casa, apprezzino il fatto che ci sia quella pochissima gente a vederli. Ho questo tipo di sensazione. Io posso risponderti che il ritorno del pubblico al campo, ma anche come dici tu degli addetti ai lavori o comunque di un cerchio stretto di persone, considerate il fatto che abbiamo scelto di giocare in convivenza con la pandemia, è qualcosa che dal primo giugno deve a un certo punto esserci, perché se abbiamo scelto di convivere con questa situazione, di adottare delle regole per continuare, anzi per ritornare a giocare, è giusto che fino alla fine questa cosa accada. Quindi la mia risposta è a quello che hai detto, sì. Io non spero che si arrivi al primo giugno perché ci sono troppe partite da recuperare, ma a questo punto posso parlarti della Serie A, ci sono tante partite da recuperare. Al primo giugno a questo punto spero che ci si arrivi per ritrovare il pubblico al campo e giocare i playoff con qualcuno. In quella che poi è davvero un'atmosfera calda, adesso passando la battuta, insomma, il primo di giugno. Io devo avere tutti la mascherina, però non immagino il caldo che si possa sentire. Vai Beppe. Sì, anche io volevo fare una considerazione a questo proposito, se mi permettete, riallacciandomi più che altro a quello che ha detto anche Lorenzo. Cioè, secondo me, comunque avere il 25% di pubblico per delle società che comunque sono società minori e che vivono di incassi può voler dire qualcosa di significativo, cioè è un introito che fino a questo momento non si è pensato di avere. Quindi potrebbe essere comunque una, diciamo, è vero, un'arma a doppio taglio, ma sotto dal punto di vista economico qualcosa di positivo. Detto questo, mi sposterei a parlare con te Lorenzo, Chiara naturalmente anche tu se vuoi intervenire, a parlare della A2. L'Orlandina, che è nel gironcino blu, ha giocato due partite trovando due vittorie, due partite comunque importanti. Quanto credete che sia alla portata di Capo d'Orlando questa salvezza? Allora, l'Orlandina comunque dalle ultime uscite mi è sembrata in salute. Devo dire che è una squadra che nel finale si sta anche ritrovando. Per cui, cioè, quando si parla di siciliane, chiaramente da parte nostra la speranza è sempre che si possa fare, no, meglio, perché comunque manca una squadra siciliana in massima serie. Sulle reali possibilità, ti dico che questi playoff, ma io credo che questo discorso si possa fare a tutte le categorie, a questi playoff diciamo che arriverà, cioè farà bene chi arriverà meglio, è banale dirlo, però mi aspetto anche delle sorprese, cioè squadre, bisogna andare a vedere caso per caso, squadre che magari hanno avuto meno infortuni durante la stagione, che hanno fatto una preparazione, diciamo, certosina in un certo modo. Per cui io ti dico sì, poi chiaramente bisogna anche vedere caso per caso. Credo soprattutto che saranno competizione e partite molto molto serrate, ecco, questo sì, per cui l'Orlandina dovrà sicuramente trovare, anche da queste ultime partite di stagione regolare o comunque insomma quello che è,
le certezze che servono per la seconda fase. Sì, sono d'accordo con Lorenzo. Tra l'altro, l'Orlandina ha un ambiente che è abituato a lottare, quindi se quel tipo di ambiente è entrato nelle vene dei giocatori, nella mentalità dei giocatori, ci sono sicuramente buoni presupposti. Sì, Ecco, ecco. però Poi... la Fantozzi con pubblico e Papa Tozzi senza pubblico sono due cose completamente Bravo, diverse. esatto, Nel era senso anche che... questo di ambiente societario, non di Palafantozzi con i tifosi. Sì. No, passandomi la battuta, ritornando al discorso della playoff col pubblico senza, avere un Palafantozzi poi anche ad un quarto della capienza o senza, insomma, fa tutta la differenza del mondo. Rifacendomi a Rie di prima, io non so se avete visto la gara, penso che Chiara in quel momento fosse più concentrata su Ho visto l'intervista di Todini e quella è stata bella tosta e importante. Stavo proprio per dire esattamente questo. Ho visto comunque un Sodini abbastanza rilassato comunque. Sei ironico. Abbastanza, abbastanza. Che ne pensate? Lorenzo, se vuoi partire tu di nuovo, poi mi aggiungo io. No, beh, diciamo che l'allenatore sta cercando di trasmettere quello che diceva Chiara, cioè l'ambiente a certuni. Poi, se prendi il 90% o 80% della squadra, magari un allenatore spera sempre che l'80% faccia capire al restante 20% quello che va fatto, ecco. Io ho visto sia l'intervista sua a fine partita che poi il coach quest'anno ogni mattina dal buongiorno, no? Non so se avete visto il buongiorno di Todini. L'ultimo era dedicato alla libertà di espressione, perché lui cosa ha detto? Che alla fine della partita ha fatto grandi complimenti a Rieti, che usciva dalla quarantena, aveva pochi giocatori, e poi il giorno dopo ha parlato dell'importanza della libertà di espressione, perché evidentemente fare dichiarazioni come le sue, cioè i complimenti all'avversaria perché ha accettato di giocare una partita in una determinata maniera, allargando questa fattispecie all'intero sistema della Lega Nazionale Pallacanestro, che è un po', tra virgolette, sotto accusa anche per quello che è successo a Crema in Serie B. È chiaro che il giorno dopo il messaggio sulla libertà di espressione, concluso dicendo la mia idea di oggi potrebbe essere la tua domani, deve far capire che qualcosina, bello vincere qui, però bello vincere sempre ad armi pari. Quindi anche questi messaggi extra campo, ma comunque appartenenti a questo campionato, fanno parte dell'ambiente di Capodorlando, ed è bello che Capodorlando sposi questo tipo di comunicazione. Peppe. Io, riallacciandomi anche al discorso su Crema che Chiara ha fatto, farei a questo punto scenderei un gradino e quindi inizierei a parlare di B. Mamma mia, è arrivato anche a fare i collegamenti, ragazzi. Tornando, diciamo, alla nostra, tra virgolette, felicità, abbiamo ottenuto con Torrenova una vittoria importante, la prima della gestione Bartocci. Ma comunque per Torrenova è sono quasi certamente, matematicamente certi i play-out. Quale credete che sarà comunque il percorso di questa squadra? Allora, Torrenova, che tra l'altro ha aggiunto anche un ennesimo tassello importante, secondo me, al roster, credo abbia, Gabbro, naturalmente fai gli scongiuri del caso, credo abbia buone possibilità. Perché questo? Perché comunque è squadra che ha, secondo me, ha quell'imprinting, cioè delle partite dentro o fuori, delle partite che comunque si devono vincere, chiaramente ci sono gli avversari, però io penso che al di là del posizionamento finale, perché poi nell'ultima giornata ci sono anche delle possibilità, la partita è difficile, chiaramente quella di Torrenova, però penso che abbia buone possibilità. È una squadra che probabilmente ancora deve assimilare bene un po' di concetti, perché questo cambio allenatore, mi spiace tornare sempre sullo stesso argomento che da un po' di settimane se ne parla, però
però è ovvio che in una fase delicata del campionato come quella in cui è avvenuto il cambio, sul quale non entro più, diciamo, nel merito, anche perché non mi attiene, è una cosa che va assimilata, è una cosa che va assimilata. Quindi il fatto che sia la prima vittoria del coach, secondo me è anche abbastanza, diciamo, non casuale, ma non per colpa sua chiaramente, e né per colpa del roster, però sicuramente vale lo stesso discorso per l'Orlandina, è una squadra secondo me fatta apposta per queste partite. Io vi faccio una domanda, insomma, un po', diciamo, provocatoria, ma insomma oramai ci siamo abituati, anzi spero vi siate abituati, considerando Torrenova, ma anche parlando di A2 femminile, insomma rifacendomi anche al calendario, quanto secondo voi è logico giocare un'ultima giornata, quindi la 26esima, come può essere quella della 2, la nona, l'ottava della seconda fase per quello che può essere la B, prima di giocare determinati recuperi? Cioè, nel caso di Torrenova, adesso rivediamo la classifica, con ad esempio il Ginate che deve giocare altre partite, Fiorenzuola che deve giocare altre, paradossalmente San Giorgese che deve giocare due, e quart'ultima potrebbe addirittura puntare playoff. Cioè, quanto giocare i recuperi dopo l'ultima giornata, e quindi non potendo in contemporanea avere una reazione su altri campi, è regolare, e quanto può influire poi, secondo me tanto, aggiungo io, in una stagione del genere? Io credo che nella testa di un giocatore questi recuperi siano equiparabili al resto del campionato, perché forse è più nella mente nostra di addetti ai lavori che dobbiamo frazionare l'argomento di cui dobbiamo informare l'idea che questo sia un recupero. Per i giocatori non c'è questo forse, lo dico forse perché penso a Patti, dico, non ho giocato contro Selargius, ho il ricordo soltanto della partita di andata. Quindi più che altro è la stanchezza dell'avere avuto dei mesi di vuoto e dei mesi invece super pieni. Quello devo dirti assolutamente di sì, però la stranezza forse è più in chi la vede e non in chi deve giocare, perché quella partita comunque a loro manca. Si sa che mentalmente la devi recuperare, che devi rivedere quella squadra, quindi non so se ci sia tanta, tanta, tanta differenza. Loro, tu cosa ne pensi? Io l'ho intercettata la polemica che intendevi fare tu. È una cosa che è una riflessione dire. Ovviamente un po' più ampia. Io ho sentito parlare anche. Vai. Ho sentito parlare anche in queste settimane di campionato falsato. Signori, le società hanno accettato di partecipare a questo campionato con ciò che comportava. Cioè, le società hanno cominciato questo campionato di sono iscritte pur sapendo che c'era un protocollo e che quindi era previsto anche che determinate partite saltassero, e che con il calendario molto fitto di impegni e quant'altro, con inizio campionato slittato, poteva anche capitare. Dirlo adesso beh, chiaro. Mi sembra un attimino. Siamo d'accordo. Io, per fare un esempio, rimanendo sempre in Serie B, è chiaro che magari affrontare Agrigento. No, ma è ovvio, cambia tutto. Con Agrigento seconda, che se vince o perde rimane seconda, probabilmente è più facile che affrontarla magari in una partita programmata a gennaio con Ogni rinvio, se tu pensi c'è un rinvio per una partita top, tu hai il giocatore, l'avversario che è il miglior realizzatore del campionato, che è infortunato, poi c'è il ritorno, c'è il recupero, 2 mesi dopo c'è le cioè, ogni recupero comunque poi alla fine ha i suoi pro e i suoi contro. Si è scelto di fare questi campionati? Si portano alla fine, a termine i campionati. Sarebbe molto più grave se non si recuperassero le partite, francamente, perdonami. che poi fondamentalmente si è paventato anche questo tipo di rischio, anche perché in Serie B, continuiamo a parlare sempre di queste, poi magari sono voci di corridoio, c'è il rischio che con un playoff che possa cominciare, ad esempio il 14, il 15 di maggio, alcune squadre tipo Crema possano non recuperare determinate partite, Ma quindi. Varese, ad esempio, deve recuperarne tantissime. Esatto, cioè, voi come affrontereste dal lato federazione questo tipo di situazione? È Vai difficile da dire. Mi sembra che vi abbia dato la parola. No, ripeto, sono solamente opinioni, cioè alla fine, insomma,
Non si comincia nei playoff finché tutte non hanno pari partite. Esatto, è la soluzione. Siamo d'accordo che penso sia la soluzione più logica. Ci sono soluzioni che puoi fare. Vuoi far giocare i playoff che si possono giocare? Intanto li fai giocare, poi fai giocare. No, Alcune federazioni hanno pensato di cristallizzare la classifica e andare ad avvantaggiare negli scontri diretti le squadre che avevano giocato meno. Si questo sentono non è cose molto democratico. estemporanee, si sentono cose molto estemporanee. Quindi ne parleremo quando faremo il prossimo campionato in pandemia tra 1.000 anni. Speriamo di non farne più. Beppe, io ti vedo sorridere perché tu ti sei un po' estraniato. Sì, no, io sorrido perché naturalmente anche io ho una mia opinione, sono assolutamente d'accordo con quello che avete detto. Giustamente Lorenzo dice si è voluto giocare e adesso bisogna giocare fino alla fine, non si può poi alla fine cambiare le carte in tavola. E su questo sono molto d'accordo, però Io sono mi anche facevo anche un d'accordo. discorso di dialettica. Tu Sì, hai assolutamente. accettato di fare le cose in un certo senso. Esatto, però sono anche d'accordo sul fatto che nel momento in cui tu debba comunque definire una classifica finale, specialmente nell'ultima parte della stagione, diciamo che comunque ancora portare avanti dei recuperi potrebbe non essere, diciamo, visto di buon occhio da alcune società, per il semplice fatto, diciamo, e torniamo lì a parlare della validità poi di questi campionati. Ma comunque queste naturalmente sono delle, diciamo, se vogliamo chiamarle polemiche o comunque delle riflessioni che sono comunque abbastanza sterili. Intanto questo è e questo si fa. Dice, Mentre... di noi è lo sport che possiamo permetterci. Esatto, io Lorenzo invece ti volevo portare un attimo nella tua comfort zone, diciamo. Ti volevo portare a parlare della C. E soprattutto in questa settimana, credo comunque è una cosa che coinvolge tutti e credo che sia stato un passo importante per tutti, è stato firmato un accordo tra il CONI e la Regione, per quanto riguarda i tamponi gratuiti appunto per le squadre, non professionistiche. Diciamo che potrebbe essere anche questo un toccasana per le società. Sì, era un qualcosa che comunque già c'era, perché si era raggiunto un accordo tra federazione e assessorato, in realtà in questo caso sanità, quindi comunque un ente diverso, però sì, indubbiamente sì, anche questo forse un po' tardivo, perché c'è chi giustamente dice l'abbiamo pagati tutto l'anno, però vabbè, ok. Sì, in realtà è una cosa sicuramente un'ulteriore mano d'aiuto. Però ecco, è stato questo caso di Gela, di questa positività del gruppo squadra, è stato un po' un fulmine a ciel sereno perché in C non c'erano stati fino adesso, si è fatto praticamente metà campionato, non c'erano stati particolari casi. Questo sicuramente può essere un insomma, fattore positivo. Ah, vabbè, fattore positivo mi Fattore intendo. positivo, sì, beh, No, a non parte. le battute, sì, un fattore. Hai Ecco, cosa ragione. vogliamo dire? Io ho un vocabolario limitato, devi capire, quindi non è che. No, sì, scegli tu un. Tu Sono cattivo mi hai io, detto che me lo d'aiuto, non so cos'altro dire. No, sì. Chiara, tu cosa ne pensi? No, io credo che più soluzioni ci siano, meglio è. Soprattutto questa nuova soluzione che è stata creata, questo protocollo tra Regione Siciliana, Assessorato Regionale allo Sport e CONI, allarga delle categorie che finora non erano coperte, come i giornalisti sportivi. Quindi questa è una novità in più che giornalisti sportivi, lì c'è nel comunicato della Regione c'è scritto giornalisti che partecipano ad attività agonistiche. Quindi sicuramente si è allargato il bacino, ma anche se proviene da altri, non da altri enti, stiamo parlando sempre di Regione Sicilia, ma assessorati differenti. Speriamo, anzi, al più presto che ci sia la possibilità di passare dai tamponi ai vaccini in qualche maniera. Siamo quasi in chiusura, però volevo fare una piccola domanda a testa. La prima, tornando ad Alma Patti, secondo te, Chiaretta, qual è stato d'animo le ragazze
con quale stato d'animo queste ragazze affronteranno la post-season? Secca. Io credo che, tolti questi ultimi impegni, ci sarà una voglia grandissima, perché con l'arrivo specialmente di Llorente la società sa di poter contare su una giocatrice in più che è molto importante, ma soprattutto è una giocatrice in più che fa tanto, perché la scorsa partita, se non sbaglio, l'ha chiusa in doppia cifra, l'esordio l'ha sfiorata la doppia cifra, quindi è una giocatrice dove, per cui secondo me, che sia un parquet spagnolo, che sia un parquet italiano, che sia un parquet della Turchia, poco importa, c'è l'obiettivo di andare a giocare bene e fare un determinato cammino, e questo credo non solo sia una caratteristica rara in una giocatrice del 1996, ma in generale di una giocatrice che lascia, ad esempio, il suo campionato, perché in Spagna il campionato è finito, arriva in Italia e deve passare un mese e mezzo, forse due, non lo fa semplicemente per prolungare o trovare un altro contratto, ma per effettivamente raggiungere degli obiettivi, e questa è rarità assoluta, secondo me, un po' in questo periodo. Mentre allora ne volevo fare un'altra, io volevo dare uno sguardo alla classifica di C, con sì, questa capolista, seppur con una partita in più rispetto alla Castanea, e volevo farti questa domanda direttissima, così divento nemico anche di un altro allenatore: è l'anno giusto per coach Beto? Te lo dico lunedì, perché ce l'ho scontato diretto. Poi comunque, a parte tutto, sono i player. E coach Beto Manzo ha costruito, insieme chiaramente alla dirigenza, una formazione davvero di altra categoria. Chiaramente in alta categoria non potresti avere questi giocatori, perché in alta categoria i giocatori stranieri non ci possono stare, però è veramente una squadra che ti rende difficilissimo tutto. In queste settimane ho visto tantissimi momenti in cui la Jasmeri sembrava poter anche, o quantomeno tutte le altre squadre tranne la Jasmeri, potessero crollare in momenti in cui l'avversario ti tartassa, e rispondevano sempre colpo su colpo, perché hanno grandissime individualità. Adesso manca un pochettino Fernandez, che era il play che inizio stagione aveva fatto vedere le cose migliori, ed è arrivato Kulevicius, cioè giocatori che comunque fanno davvero la differenza. Castanea però, d'altro canto, è una squadra costruita ugualmente per andarci a giocarsi, perché quella, lo diciamo da inizio anno, è una grande chance questa di questa Serie C, perché è un mini campionatino molto molto rapido, molto ristretto, in cui tu puoi avere un pass per andare in B, che è una cosa, insomma, vuoi non vuoi, una bella chance. Per cui grande bagarre, e vedremo anche come arriverà la nuova pallacanestro da dopo Castanea. Quella di Castanea è un grande banco di prova, secondo me, anche per capire un po'. Però, insomma, non ti posso rispondere. È una squadra costruita per vincere il campionato. Due squadre sicuramente molto forti, sono d'accordo. Mi avete fatto venire in mente l'ultima domanda, almeno da parte mia, la faccio a entrambi. Secondo voi, le squadre della C Silver, non Gold, quindi della C Silver delle tante regioni, hanno poi la forza economica il prossimo anno eventualmente di partecipare a una B? Allora, da quello che hanno dichiarato le prime due, diciamo che al momento non ci sarebbe altra pretesa, però la forza economica puoi anche acquisirla strada facendo, c'è già in questo momento, ma dipende, sarà una questione anche di volontà, secondo me. Ma sappiamo che la B è un campionato nazionale, per cui poi una società è brava anche a intercettare quelle che sono eventualmente nuovi interessi, nuovi fondi, perché è chiaro che il palcoscenico è completamente diverso, anche la visibilità è completamente diversa in un campionato nazionale. Vai a fare trasferte. Poi, tra l'altro, negli ultimi anni le siciliane sono sempre in Lombardia in trasferta, per cui sicuramente infatti, no, vai comunque a intercettare cose diverse. Oddio, dai ragionamenti che ho sentito fare anche nel programma del lunedì sera, non lo so, perché si ragionava, qualcuno ragionava dicendo ma ormai un titolo di B costa meno di fare una squadra in C. Sì, se vuoi perderle tutte in B, puoi comprarti il titolo, non spendere più soldi e le perdi tutte, non funziona così. Lì c'è uno step importante da fare, con cifre a due zeri importanti.
Fanno tre squadre di C-Silver comunque. Quindi Sì, decisamente. Adesso sto facendo un calcolo mentale. Sì, due o tre squadre no. di ci vengono. Peppe. Anche io voglio dirvi la mia su Vai. questa. Secondo me, quello che diceva Lorenzo è forse, per rispondere alla domanda di Gabriele, mi tiro dentro anch'io, forse è la cosa risolutiva, nel senso che se prendi questo campionato e quindi decidi di partecipare a questo campionato con l'obiettivo poi di salire. È ovvio che nel momento in cui decidi di partecipare a questo campionato devi preventivare la possibilità poi di fare e di mantenere o comunque di stare in B. Quindi io ti dico che secondo me chi ha pensato di costruire in maniera diciamo organica cioè una società, una squadra, abbia un attimo guardato oltre il singolo campionato di quest'anno. Poi mi permetto di aggiungere, oltre a un discorso puramente economico, bisogna anche vedere strutturalmente come si è combinato, palazzetto, settore giovanile soprattutto, questi sono tutti argomenti che si dovrebbero affrontare, magari ci vuole un capitolo un po' più Novità grande. di qualche giorno fa che la FIP ha invitato le squadre di B e di C a partecipare ad un campionato under 20 con un calendario provvisorio. Direi, insomma, che forse per quest'anno si poteva lasciare perdere al 1° di maggio. Che ne pensate, ragazzi? Io sono un po' cattivo. Io ho raccolto le dichiarazioni del presidente Caruso, appunto di Gesmeri, che ha voluto cogliere l'occasione per far giocare praticamente la C-Silver al netto dei tre senior per addolcire, diciamo, questo passaggio all'agonismo. Ma Una scelta un po' particolare, forse, anche a perché qualcuno servirà ad altri, forse. adesso una riflessione mia, magari la C di cui parlavi tu, magari incontrando squadre che poco c'entrano con la serie C Silver, potrebbe trovare qualcuno di positivo, sai, soprattutto fra i ragazzi. La Però metto anche in comunque positivi non si dice positivo. tocchiamo ferro. Potrebbe, speriamo di no, ovviamente, però insomma si andrebbero poi così a intaccare due campionati anziché uno. E così è successo a Gele, infatti, che non ha giocato neanche il match di promozione perché la persona trovata. Benissimo, ragazzi. Questa sera ho fatto nemici da tutte le parti, vi ringrazio. No, ma sono realtà, è la realtà che stiamo vivendo. Stai facendo un servizio raccontandola perché comunque non possiamo nascondercelo che Gela non ha giocato la promozione, l'hanno dichiarato loro. Non giocherà la promozione oggi perché il giocatore appartenente anche al gruppo della C-Silver è positivo e partecipa anche alla promozione, quindi è una realtà che si è concretizzata. Non abbiamo esperienza prima di questo, quindi più che ammettercelo e affrontarlo, faremo Sì, esperienza affrontando questi momenti. sono cambiate, cioè bisogna anche un attimino formalizzarsi a queste nuove, cioè, si accetta e basta, perché non è che puoi ragionare come era prima, è un'altra cosa. Poi se parli chiaramente con gli allenatori, secondo me pochi allenatori vorrebbero cominciare un campionato under in questo Certo. momento, per tanti motivi, tutti uno diverso dall'altro. Fatto sta che comunque insomma anche le per le società sono costi, perché ci sono costi vivi di tutti i tipi. D'altronde, dal punto di vista, io cerco sempre di guardare un po' dal lontano, dal punto di vista, diciamo, di federazione, c'è anche la necessità di far vedere che ci sei, ecco, Assolutamente, assolutamente. Ragazzi, grazie. no? Siete Grazie a stati assolutamente. voi, ragazzi. La disponibilità, insomma, che vi contraddistingue, non la scopro di certo oggi. Grazie mille a Chiara Borzic. Grazie, Chiara. Grazie, grazie Gabriele, grazie Peppa, mi si è asciugata pure. Va bene. Grazie ovviamente Scusami. anche al nostro Lorenzo Anfuso. Ciao Lollo. Grazie Gabo, grazie Peppe, grazie a tutti voi. E quindi vi fermate qua, non ne fate più, peccato. Per quest'anno si è arrivata l'estate, Lollo, In si realtà dice. stanno cominciando i campionati e tu te ne vai, non esiste. Ora comincia la Devo stagione. andare a seguirli dal vivo. Bravo, Gabri. Perfetto.
Ragazzi, grazie mille. Grazie Peppe. Grazie ragazzi. Grazie a te, ragazzi. Noi dunque ci sentiamo, io direi di chiudere così, siamo tutti qua, insomma il programma è chiaro che è condotto da me e da Peppe, ma insomma senza tutti questi ospiti non sarebbe stato possibile. Speriamo, insomma ci rivedremo sotto altre vesti sicuramente con loro. Io ringrazio tutti, ringrazio la redazione di Eventi Press, una buona serata da Gabriele Ferruccio.